Quinto torneo delle Sirene, siamo alla fine con noi gli organizzatori di questa splendida carnet di tante squadre, 16 squadre che hanno dato vita ad un qualcosa di bello, di eccezionale per i ragazzini under 14, ma soprattutto per Sorrento. Non serve farla conoscere il mondo, ma voi avete dato quello che pochi riescono a dare. Con me, Incarnato e Ruggero, le anime di questa quinta edizione e delle altre precedenti. A Pippo domando, Pippo, soddisfatto? Sì, soddisfattissimo, anche perché diciamo, la location si presenta da sola. Noi stiamo cercando di abbinare questo turismo sportivo, alla location che rende tutto meraviglioso. E poi con Raffaele che cura nei minimi dettagli particolari, ovviamente poi il resto si fa da sé. Quest'anno il torneo ormai ha preso un'impronta internazionale, abbiamo due squadre svedesi, una spagnola, una finlandese, una russa, quindi vuol dire che il torneo, che era il nostro intento e il nostro scopo di portarlo al di fuori della nazione, quindi i risultati si sono visti con in effetti tutte queste squadre venute dall'est e dall'Europa. A te domando invece che sei, come diceva anche il collega, forse la mente di tante cose belle che si creano intorno alla manifestazione. Al di là delle squadre che sono venute da fuori, ci sono rappresentanti di società importanti, abbiamo visto rappresentanti della Juventus, del Milan, della SPAL, di tante altre squadre che fanno capolino qua per vedere dei giocatori. Questo significa che avete visto bene, avete visto lungo, ma soprattutto avete beccato il punto essenziale del calcio giovanile italiano. Infatti per noi è una grande soddisfazione che questo torneo ormai al quinto anno sta facendo da vetrina per tanti talenti che stanno vestendo maglie importanti. Faccio alcuni esempi. Io ero in prova con i 2001 al Milan e adesso addirittura è un nazionale under 17 e addirittura è stato venduto al Monaco. Ma gli esempi sono tanti, parlo di Morrone che è il capitano della primavera della Juventus, cioè, ma secondo me siamo sì già 15-20 ragazzi che sono passati a questo torneo, che stanno in tutte squadre di settore giovanile professioniste di Serie A. Quindi per noi è una grossa soddisfazione vedere nomi che hanno calcato il campo Italia, vedere emergere in campionati già importanti. Questa è la mia soddisfazione principale. Poi la cosa che dico sempre è che grazie alla passione si può fare tutto. Grazie alla passione, però oltre alla passione, chiudo con Pippo questa breve chiacchierata, ci deve essere il sostegno delle istituzioni, del comune, della regione, di tutt'altro. Spesso esiste e non esiste, si può fare di meglio. Sicuramente, anzi si deve fare di meglio anche perché siamo partiti in due. Adesso abbiamo un gruppo di amici che ci sostiene, però per fare meglio abbiamo bisogno delle istituzioni, della regione, del comune, anche se il comune, devo dire la verità, già ci sostiene, anche ringrazio il sindaco, gli assessori, tutta la giunta che ci dà una mano in tutto questo. Però ripeto, siccome il torneo adesso è arrivato a un punto molto molto importante, abbiamo già richieste per l'anno prossimo di big europee che vogliono partecipare, adesso per fare questo salto di qualità abbiamo bisogno di tutti, quindi lasciamo da parte tutte le sfere politiche, le cose calcistiche, adesso portiamo sul torneo, ormai è cresciuto, cioè, facciamo in modo che renda più migliore possibile la passione nostra insieme diciamo, al calcio giocato e quello che poi in effetti il nostro risultato è di portare il torneo a livello internazionale e mondiale.